Signore e signori, abbiamo in questo portafoglio una previsione e nell'astuccio delle carte un mazzo di carte. Ah, i jolly non servono e quindi li andiamo a levare. Quello che dovrai fare adesso è molto semplice. Io distenderò le carte a nastro sul tavolo e con l'altro jolly lo leviamo. Distendo le carte a nastro sul tavolo e tu dovrai sceglierne liberamente una, quella che vuoi, in totale libertà. Questa carta vuoi? Sì. Vuoi cambiarla con No, un'altra? no, no. Quindi questa è la tua scelta libera. Sì. Perfetto, guarda, lasciamo un attimo il mazzo qui. Io ti ho detto che qui nel portafoglio avevo una previsione, adesso te la mostro. Eccola qui, la previsione combacia al 100% con la Ma carta no, scelta. quello è solamente il dorso, sono tutte rosse. No, aspetta, faccio vedere meglio, guarda, la metto vicino alla tua carta, vicino alla previsione, vedi? Sì, Combacia perfettamente, guarda, il dorso è identico. ho capito, però i dorsi sono tutti rossi. Non ti ho convinto. Ah, No. quindi volessi vedere le facce? Certo. Ma non stiamo scherzando qui. Anche le facce sicuramente combaceranno. Vediamo un po' la carta tua. 9 di picche. Sì. Infatti, guarda, combacia esattamente con la previsione. No. 9 di picche. Aspetta, aspetta. Però Al magari sono tutti 100%. 9 di picche qua nel mazzo. Ma pensi che nel mazzo siano tutti 9 di picche? Sì. Invece adesso ti mostrerò un effetto incredibile. La parte meravigliosa di questo effetto è proprio questa, che il mazzo è composto sì da carte tutte uguali, ma No, tutte diverse da quella impossibile. scelta e dalla previsione. Impossibile, tutti i cinque.